Lo studio realizzato da Nomis Mobile Monitor per l'Istituto Grandi Marchi in questa edizione ha focalizzato l'attenzione sul mercato europeo del Regno Unito, cercando di capire fondamentalmente qual è il posizionamento dei fine wine italiani in questo paese. Consideriamo che il Regno Unito è il terzo mercato di export per il vino italiano e in questo contesto, oltre alla parte della off trade, l'Horeca rappresenta un canale privilegiato per il consumo dei vini italiani di alta qualità. Lo studio ha messo in luce fondamentalmente come l'Italia sia posizionata al secondo posto dopo i francesi in termini sia di posizionamento nel mercato e nel canale Horeca che sulle vendite online, e quello che attraverso un'indagine realizzata su un panel di 1000 consumatori inglesi ha messo in luce è un'attenzione particolare anche a quelle che potrebbero essere le potenzialità di questi vini nell'acquisto appunto presso i consumatori. Consideriamo il fatto che la Francia ci precede in ogni canale sul fronte dei fine wine, perché è più presente da tempo e con un'offerta sicuramente di vini più ampia, ma l'Italia non è da meno e soprattutto sulla ristorazione di alta qualità può godere di un posizionamento molto importante. L'ultima osservazione che faccio è che nella definizione di un fine wine da parte di un consumatore inglese ci sono tre fattori che lo qualificano più di tutti e sono la brand awareness dell'azienda, la reputation della stessa e anche la provenienza da un territorio fortemente evocato. Quindi, riassumendo, brand aziendale, reputazione del vino e territorio di origine sono i tre fattori che per un consumatore inglese identificano un fine wine.